Allora, ieri ci siamo lasciati, cioè, commentando, e adesso riprendiamo con un po' più di calma, i metodi principali che sono disponibili per andare a interrogare il grafo. Ma i metodi per creare il grafo sono tutto sommato semplici: aggiungi il vertice, aggiungi l'arco, poi ci sono dei metodi di unità per aggiungere blocchi, un add-all e cose del genere, ma sono più semplici. Una volta che ho un grafo, invece ho bisogno di, da un vertice, trovare quelli vicini, spostarmi, cercare delle cose, ho bisogno di metodi di interrogazione. Allora, dicevamo già, il più semplice è quello che mi restituisce l'insieme di tutti i vertici, il vertex set del grafo, che è un set che è facilmente iterabile per poter prendere i vertici uno a uno e fargli qualche cosa. Si chiede se un vertice o un arco esistono oppure no, quindi se c'è o non c'è connettività tra una coppia di vertici, da usare il meno possibile, nel senso che è meglio da un vertice farci dire quali sono i vertici connessi piuttosto che provare a casaccio una coppia di vertici e verificare se c'è una connessione. E poi, dato un vertice, mi dà l'insieme degli archi uscenti dal vertice dato. Questi archi sono oggetti un po' antipatici, l'oggetto edge, no? Il default edge, è un oggetto un po' antipatico perché in realtà un arco è definito da due proprietà che sono il source e il target, quindi il nodo di partenza, il vertice di partenza e il vertice d'arrivo. In un ordine che è definito, beh, se il grafo è orientato è ben definito chi sia il source e chi sia il target, perché segue la direzione della freccia dell'arco orientato. In un grafo non orientato, in realtà è un po' a caso chi gioca il ruolo di primo arco e secondo arco, dipende da come è stato creato l'arco stesso. Per cui, se il grafo è non orientato, avere in mano l'edge è un po' antipatico, perché devi sempre chiederti o lo posso attraversare da una parte oppure lo posso attraversare dall'altra, quindi sempre due casi possibili. Questi edge, quindi, ti restituiscono due oggetti di tipo vertice. Quindi non è esplicita, ma se dovessi pensare a qual è la struttura dati sottostante che JGraphT usa per rappresentare un grafo, beh, sarebbe una struttura che chiamerei a liste di incidenza. Vedete che un vertice mi dà l'insieme degli archi che incidono su quel vertice, incidono in modo uscente e in modo entrante. E ogni... Quindi immaginiamo un elenco di vertici, un insieme di vertici, ciascun vertice è collegato a un insieme di archi. Quindi non ho direttamente gli altri vertici, ho gli archi. Se voglio sapere quali sono gli altri vertici con cui sono collegati, devo andare a interrogare l'arco per sapere chi c'è dall'altra parte. Quindi è una struttura basata fondamentalmente su liste, in realtà su insiemi, quindi io mi immagino dei belli hash set dentro, ma non lo so, bisognerebbe andare a vedere le classi di implementazione e non è detto che le varie classi che implementano i grafi usino la stessa rappresentazione interna. Ragioniamo, io mi vedo però questi insiemi fatti di liste, di vertici, a ciascuno dei quali sono collegati una lista di archi, i quali archi puntano a loro volta all'indietro sui vertici a cui sono collegati. Quindi la struttura che usa JGraphT richiama una lista di incidenza, dove l'oggetto principale che descrive come è fatto l'arco, come è fatto il grafo, è l'oggetto arco, che poi collega tra di loro i vari vertici. Questa è la rappresentazione diretta. Poi, sopra questa rappresentazione, c'è un livellino di astrazione in più, no? Che è dato da una serie di funzioni di utilità che ieri vi accennavo rapidamente. Sono incluse dentro una classe statica che si chiama Graphs. Questa Graphs, io me la immagino così, nel tempo è andata a raccogliere via via le funzioni che servivano, perché... Vai, tutto tuo. Che, diciamo così, le parti di codice ripetitive che uno si trovava a utilizzare se doveva utilizzare direttamente le funzioni di base. Per cui vediamo, ad esempio... Poiché sono metodi di una classe statica, tutti questi metodi ricevono come primo parametro il grafo su cui devono lavorare. Quindi dal punto di vista sintattico è un po' diverso, nel senso che qui vertexSet è un metodo di graph, quindi graph.vertexSet. Mentre invece questi sono metodi statici di una classe graphs, quindi sarebbe graphs. In questo caso addEdge,
tra parentesi, il primo parametro è il grafo su cui devono lavorare. Quindi staticamente sono un po' diversi. Il grafo, anziché essere l'oggetto su cui chiamo il metodo, è invece il parametro della funzione stessa. Vabbè, però facci attenzione. Add edge collassa in un'unica chiamata l'aggiunta di un arco e la definizione del peso per l'arco stesso. Se io voglio aggiungere un arco pesato, e il metodo che avevamo visto prima, addEdge, mi permette di specificare solamente due vertici. Poi mi restituisce l'edge a cui subito dopo dovrò settare il peso. Ecco, questa serie di due operazioni, faccio un addEdge, prendo l'arco e quest'arco qui lo uso per associargli un peso, viene collassata da questa funzione qui, addEdge, su un grafo dal vertice di partenza al vertice di arrivo già col peso. Quindi veramente sono funzioni di utilità, cioè ti permette di fare una chiamata, in una chiamata quello che faresti in due istruzioni. E così via, cioè, le altre funzioni più utili sono queste qua sotto, no? Ad esempio, dato, vabbè, sempre un grafo che è passato come primo parametro, dato un vertice, mi restituisce già direttamente la lista dei vertici vicini. Quindi anziché darmi il set di archi, cioè, che poi dovrò interrogare uno a uno questi archi per sapere chi è il vertice dall'altra parte, mi dà già direttamente la lista dei vertici. Quindi da un vertice l'insieme, sotto forma di list e non di set, non chiedetemi perché, dei vertici adiacenti. A questo punto non so più qual è l'arco, ma se io ragiono in termini di un vertice adiacente a un altro, quindi ragionassi un po' come lista di adiacenza, o matrici di adiacenza, non di incidenza, beh, lui internamente lavora con le matrici di incidenza, ma posso astrarmi e lavorare a livello di adiacenza usando solamente i vertici senza guardare gli archi, praticamente. Get opposite vertex l'abbiamo usato già ieri, è utile perché mi dice se io ho un vertice e un arco che incide su quel vertice, mi restituisce il vertice, scusate, qui c'è scritto string perché ho fatto copia e incolla della versione già, dovrebbe essere V, non string, che mi restituisce il vertice V che sta all'altro capo dell'arco specificato rispetto al vertice specificato. Analoghe alla lista dei vicini, nel caso del grafo non orientato, ci sono le due funzioni successore e predecessore che sono relative ai grafi orientati. Quindi dato un vertice, dammi l'elenco di tutti i vertici predecessori, cioè tutti i vertici rispetto ai quali c'è un arco che porta da quel vertice predecessore al vertice dato. Oppure tutti i vertici successori, cioè un insieme di vertici che sono raggiungibili dal vertice dato attraversando un arco. Quindi sono funzioni di comodità che ci servono sempre, ovviamente, vedete che restituiscono delle collection su cui poi possiamo iterare, possiamo andare avanti. Quindi date un'occhiata nella documentazione alla classe Graphs, la trovate qua, Graphs è un po' nascosta in mezzo alle altre, che è una classe che ha tutta questa serie di metodi, sono una quindicina di metodi, che servono per semplificarci la vita. No? Se sono qua è perché servono, no? Perché qualcuno li ha messi lì, perché così riesci a fare con un'istruzione quello che altrimenti faresti con più istruzioni. Sono sia metodi di add, per aiutarci a creare più facilmente il grafo, sia metodi di get o di interrogazione, che sono quelli elencati sotto. Ok, finita questa, diciamo così, richiamo finale, occupiamoci invece dell'argomento nuovo di oggi, cioè dato un grafo, come lo si attraversa? L'abbiamo visto prima, ma posso farmi dare l'elenco dei vertici e poi li visito uno a uno, ma così sto semplicemente analizzando un elenco di vertici che prescinde da come sono collegati tra di loro questi vertici. Immaginate un grafo che rappresenti, che sono le città e le autostrade che collegano le città. Darmi l'elenco di vertici è come avere l'elenco delle città, fatemi dire, in ordine alfabetico.
Quindi vedo la prima, la seconda, la terza, Ancona, Arezzo, Bolzano, Catania, in quell'ordine lì. Se le analizzo in quell'ordine, l'ordine con cui le vedo non ha nulla a che vedere col modo in cui sono collegate. Noi invece ci poniamo il problema di andare a attraversare un grafo tenendo conto, esplorare un grafo, cioè scritto qua, tenendo conto delle connessioni. Quindi definiamo una visita su un grafo come un'esplorazione sistematica del grafo stesso. Sistematica vuol dire che prova e considera tutte le possibilità di spostamento a partire da un determinato vertice che chiamiamo sorgente della visita, source, punto di partenza della visita, radice della visita, useremo questi come sinonimi, sorgente, radice, partenza. Quindi se io visito un grafo a partire da un certo vertice e cerco di raggiungere tutti i vertici del grafo che siano raggiungibili. Non è detto, se il grafo non è connesso, non è detto che riesca a raggiungere tutti. O se un grafo orientato non è strettamente connesso, non è detto che riesca a raggiungere tutti. Quindi partendo da un vertice, l'operazione di visita è andare a esplorare il grafo e toccare, camminare sopra, considerare tutti i vertici che siano raggiungibili da quello dato usando gli archi di cui il grafo è dotato. Ci sono vari modi, no, di implementare questa visita, perché nella definizione c'è scritto esplorazione sistematica, ok, però posso avere sistemi diversi. I due sistemi diversi, diciamo così, che possiamo mettere agli antipodi perché usano filosofie opposte, le possiamo chiamare visita in ampiezza o visita in profondità. Ottengono lo stesso risultato, nel senso che alla fine mi trovano e mi esplorano tutti i vertici raggiungibili del grafo, e quindi sono delle visite, ma lo fanno in un ordine diverso, con una strategia di visita diversa. Okay? La visita in ampiezza, o in inglese breadth first visit, pensa di esplorare prima i nodi a me vicini e considerare i nodi, diciamo così, a distanza 2 solo dopo che ho finito di considerare tutti i nodi a distanza 1. La visita in ampiezza invece è una visita in cui parto e vado avanti. Da un nodo vado su uno vicino, da quello vado avanti, da quello vado avanti, da quello vado avanti, quando a un certo punto arrivo in fondo, torno indietro e valuto quali strade alternative potevo avere. Adesso lo vediamo chiaramente meglio. Quindi la visita in profondità, cioè parto e vado, senza chiedermi grosse cose, e quando non trovo un vicolo cieco, cioè non trovo più vertici nuovi da esplorare, torno indietro per vedere se, ovviamente ad ogni nodo avrò fatto delle scelte, se tornando indietro all'incrocio precedente ci sono delle scelte diverse, alternative che posso considerare. Hanno entrambi vantaggi e svantaggi. Allora, la visita in ampiezza, spesso useremo, ricordiamoci la lettera B, no, per breadth, no? La visita in ampiezza visita il grafo per livelli, possiamo dire. Definisco L, cioè il livello, come la distanza minima, cioè il numero di archi minimo, che separa un nodo dal nodo di partenza. Quindi il nodo di partenza è l'unico nodo del livello 0. Quindi una visita parte da un nodo di partenza che costituisce l'intero insieme di tutti i nodi del livello 0. Il livello 1 che cosa sarà? Sarà l'insieme di tutti i nodi adiacenti al nodo sorgente. Pensiamo al grafo degli amici. Allora, io ho degli amici, io sono livello 0, me stesso. I miei amici sono il livello 1. Cioè, le persone che hanno una relazione, in questo caso transitiva, quindi non orientata d'amicizia, con livello 0 che sono io. Gli amici dei miei amici
che non siano anche i miei amici e che non sia io stesso, sono il livello 2. Perché per raggiungere devo fare almeno due passaggi, da me a un mio amico e da lui al suo amico. E poi ci sono gli amici degli amici degli amici, il livello 3. Quindi sono dei nodi che sono in relazione con un nodo del livello 2 e a loro volta non siano già nel livello 1 o nel livello 0. Quindi parliamo di nodi nuovi. Allora, cosa faccio? Come posso fare a costruire una visita di questo genere? Io parto dal livello 0, cioè da me stesso, e poi ad ogni passo cerco di costruire il livello più 1, L più 1, 0, 1, 2, 3, come? Vado a cercare tutti i vertici, che saranno nel livello successivo, quindi gli amici degli amici, che siano adiacenti ad almeno un vertice del livello precedente, quindi se cerco il livello 4, sto cercando i vertici che siano adiacenti ad altri vertici del livello 3, che un attimo prima ho messo nel livello 3, ho scoperto essere nel livello 3, e che nello stesso tempo questi nuovi vertici che voglio etichettare come livello 4 non siano ancora stati visitati, non li ho già trovati nei livelli precedenti. E questo vado avanti iterando per livelli. Quindi trovo il nodo di partenza, trovo l'insieme dei nodi di livello 1, gli amici, l'insieme dei nodi di livello 2, gli amici degli amici, l'insieme dei nodi di livello 3 e così via. A un certo punto non troverò più nessun nodo, se sono arrivato al livello 27, nessun nodo del livello 28 che non sia già stato visitato nei livelli precedenti, allora lì mi fermo. Non va avanti all'infinito questa cosa. Poi può darsi che nei miei 28 livelli abbia ricompreso tutti i nodi del grafo. Oppure non li ho ricompresi tutti perché il grafo non era connesso. Quindi ci sono certi nodi che non sono raggiungibili, punto e basta. Anche con infiniti cicli non riesci a raggiungerli, punto e basta, sono isolati. Da una parte non posso andare avanti. Graficamente. Allora, prendiamo questo grafo di esempio. Pensiamo che il nodo S sia la sorgente. Quindi il vertice sorgente è per definizione l'unico nodo del livello 0. Quindi inizializzo il mio algoritmo dicendo il livello a cui sono è 0 e io conosco i nodi del livello 0, l'insieme dei nodi del livello 0, che è fatto da S stesso, solamente da questo. A questo punto applico l'algoritmo che mi dice trovami tutti i nodi che siano adiacenti ad almeno un nodo del livello 0, in questo caso ne ho uno solo, quindi che siano adiacenti ad S, e che non siano ancora stati visitati, che sono questi due. Quali sono i nodi adiacenti a S? R, W. Sono già stati visitati? No, perché finora avevo visto solamente S. Quindi il livello 1 è composto dai nodi R, W. A questo punto il livello 2 è un pochino più complicato, nel senso che devo andare a prendere tutti i nodi che sono adiacenti a R oppure adiacenti a W. Quindi devo prendere tutti gli adiacenti di R e tutti gli adiacenti di W, saranno nel livello 3, meno quelli che ho già visto prima. Quindi R stesso, W stesso, nel caso in cui fossero collegati tra di loro, in questo caso non lo sono, e S. Allora, nel livello 2 avrò tra i adiacenti di R, CS, che non considero perché l'ho già visitato, e V, che è nuovo. Quindi lo prendo, prendo V, e basta, perché R non ha altri adiacenti. Tra gli adiacenti di W, CS, che ho già visto, non mi interessa, T e X. Quindi il livello 2 sarà composto dai vertici V, T, X. Giusto? Al passo successivo, idem, il livello 3 sarà composto dai nodi, i vertici, adiacenti ai nodi del livello 2, cioè a V oppure T oppure X, e non già visitati in precedenza. Quindi da V trovo R, ma R l'ho già visto, quindi non mi interessa. Non trovo nulla, di nuovo. Da T trovo W, che ce l'ho già, trovo X, che ce l'ho già, trovo U. U lo tengo da parte. U sarà il nodo del livello 3.
Da x trovo w che ce l'ho già, trovo t che ce l'ho già, trovo y. E quindi i nodi del livello 4 sono u e y. Se provassi a costruire il livello 4, dovrei andare a cercare i nodi adiacenti a u oppure y che non siano già stati visti. Non ce ne sono. Perché gli adiacenti di u sono t e y, che sono entrambi già visti, gli adiacenti di y sono u e x, che sono entrambi già noti. E quindi la visita si ferma qua. Questo grafo, a partire dal vertice S, ha tre livelli. Livello 0, livello 1, livello 2, livello 3. Tra l'altro il livello di un nodo ci dice anche qual è il numero minimo di archi che devo attraversare per andare dal nodo sorgente al nodo che mi interessa. Cioè il fatto che y sia nel livello 3 significa che y sarà raggiungibile almeno con 3 passaggi, cioè meno di 3 passaggi non posso fare. E infatti i 3 passaggi sono 1, 2, 3. Con un percorso più corto, in realtà ho altri percorsi, io y posso anche raggiungere da s sempre, partiamo sempre da s facendo s, w, t, u, y. Posso anche raggiungerlo con 4 passaggi, per carità. Oppure S, W, T, X, Y. Ma il numero minimo di passaggi è 3. Il numero minimo di archi, la lunghezza minima del percorso che collega un nodo alla radice è il livello del nodo stesso. Okay? Quindi, la visita in ampiezza mi trova tutti i nodi che mi servono, e me li trova scoprendo per ciascun nodo qual è il percorso minimo per poterlo raggiungere. L'esito della visita è l'insieme dei nodi visitati. Se andiamo a considerare le operazioni che facciamo durante una visita, scopriamo che alcuni archi sono serviti, altri archi no. Cioè, alcuni archi sono stati utilizzati per scoprire nuovi vertici. Altri archi, li abbiamo guardati, abbiamo detto dall'altra parte, ci sono cose che già conosco. Allora, se ci concentriamo sugli archi che abbiamo usato per scoprire nuovi vertici, questi compongono un albero. Un albero, ricordate la definizione, è un grafo senza cicli. È un modo strano di chiamare un grafo senza cicli. Ovvio che senza cicli, perché il ciclo mi riporta al vertice di prima, ma l'arco che mi porta a un vertice che avevo già visto nella visita non lo considero. Allora, l'operazione di visita mi identifica un possibile albero all'interno del grafo, cioè sottografo del grafo stesso dato dagli stessi, dai vertici raggiungibili e dagli archi che ho usato per raggiungerlo. Quindi questo evidenziato in rosso è un possibile albero di visita in ampiezza partendo dal nodo S. Dico un possibile perché dipende, in questo caso è l'unico possibile, ma quando noi costruiamo il livello I più 1 da partire dal livello I, io devo analizzare i vertici del livello I e per ciascuno di questi tutti i loro adiacenti. A seconda dell'ordine con cui li analizzo, li prendo e posso trovare un certo nodo, lo trovo prima, lo trovo, che ne so, il nodo T lo potrei trovare a partire da W o a partire da un altro nodo. Quindi, a parità di livelli, cioè i nodi dei livelli sono gli stessi, ma l'arco che uso per scoprire i nodi può cambiare in funzione dell'ordinamento dei nodi, essenzialmente, all'interno del grafo. Quindi è possibile che esista più alberi di visita diversi a partire dalla stessa sorgente, di come implemento l'ordinamento dei nodi. Ma questo non cambia la composizione dei livelli, cambia solamente la scelta degli archi. Quindi l'albero della visita in ampiezza lo chiamiamo anche albero dei cammini minimi, perché gli archi evidenziati in rosso sono quelli
che corrispondono all'aver scoperto per la prima volta un vertice e quindi averlo scoperto col numero minimo di passaggi. Allora, se io mi concentro solamente sugli archi rossi, questo è un albero, cioè non ha cicli, e in un albero, dati due nodi, il percorso tra i due nodi è unico, è univoco. Posso avere due percorsi diversi solamente se ho un ciclo nel grafo. Se tolgo i cicli, rimango con dei percorsi univoci. E quindi di fatto questo unico percorso che mi rimane nell'albero è il percorso di lunghezza minima, per quello si chiama anche albero dei cammini minimi. Perché mi dà la via più breve, dopo che ho completato la visita in ampiezza, ho a disposizione, diciamo codificata sotto forma dell'albero della visita in ampiezza, ho a disposizione tutti i cammini minimi dalla sorgente a tutti gli altri. Qualora, asterisco, come cammino minimo intendiamo il numero di archi. Se gli archi fossero pesati, questo concetto di minimo non vale più, perché magari ho un arco che vale 10 volte l'altro, vale, no, valutando il numero di archi, senza considerare l'eventuale peso. Se fosse il peso, trovare i cammini minimi è un pochino più difficile, perché magari c'è un nodo che ho trovato con un arco solo, ma c'è un percorso di 27 archi che valgono tutti 0,01, che in realtà è più conveniente da seguire dal punto di vista del peso, piuttosto che non un passaggio solo. Ma ci arriviamo quando parleremo di cammini. Quindi, si può parlare di albero dei cammini minimi derivato dalla visita in ampiezza qualora il grafo sia non pesato. Allora, il cammino minimo e i livelli coincidono. Questo per la visita in ampiezza. La visita in profondità. Quindi, adesso noi non la implementiamo perché in libreria è già implementata, ma è decisamente semplice questo algoritmo, no? Vedete? Lavora per insiemi progressivi. La visita in profondità, invece, ragiona in modo completamente opposto. Io parto sempre ovviamente dalla sorgente, dal vertice sorgente. Avrò un certo numero di adiacenti, ne scelgo uno e mi sposto su quello. Una volta che sono su quello, primo nodo, avrò un certo numero di adiacenti e ne scelgo uno di quelli che non sono ancora stati visitati, ovviamente, cioè non torno sui miei passi. E vado avanti. Poi sarò su un secondo nodo, avrà degli adiacenti, non guardo quelli che sono già stati visitati, scelgo uno, anche a caso, tra quelli che a sua volta sono adiacenti, e così via. E vado avanti. Alla cieca, tutto sommato. A un certo punto mi troverò in un nodo in cui o non ho archi, cioè non ho adiacenti, oppure gli adiacenti che ho sono già stati tutti visitati, e allora non posso più proseguire con questo metodo alla cieca. Cosa farò? Tornerò indietro al nodo precedente e mi chiedo, ma allora, il nodo precedente in cui avevo scelto alla cieca uno degli adiacenti, ci sono altri adiacenti a questo nodo che avrei potuto scegliere? Se sì, ci provo, quindi torno indietro e parto in un'altra direzione. Se ci pensate a quello che fa la ricorsione. La ricorsione, pensate al gioco del castello fatato, queste cose qua, io andavo avanti, 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 trovo, poi a un certo punto non riuscivo più ad andare avanti, torno indietro, ne provo un'altra. Poi torno indietro di 3 livelli e ne provo un'altra, poi torno indietro di 4 livelli e ne provo un'altra. La struttura di ricorsione è una struttura tipicamente di profondità, cioè vado giù dritto facendo le scelte, poi quando vedo che non va bene torno indietro e provo a cambiarle. Quindi la visita in profondità si presta molto a essere implementata in modo ricorsivo. Di nuovo in modo molto semplice. Faccio questa procedura DFS, visita in profondità, parte, viene chiamata una volta passando di nodo sorgente, questo è un pseudocodice ovviamente, e lei è una procedura ricorsiva che dice prendo un vertice, dato il vertice trovo tutti quelli adiacenti a V, in un certo ordine,
quindi l'insieme degli adiacenti a B, e uno per uno di questi vertici, se non sono ancora stati visitati, li marco come visitati, i W sono gli adiacenti, e poi ricorsivamente applico la visita in profondità a partire da questo adiacente che ho appena visitato. Ovviamente lui, il W, come prima cosa andrà a cercare i suoi adiacenti. Quindi anziché dire vediamo quali sono tutti i miei amici, e poi gli amici degli amici, scelgo un amico, un po' alla catena, no? Cioè scelgo un amico e gli dico manda avanti la catena di Sant'Antonio. Allora tu a sua volta sceglierà uno dei suoi amici, a sua volta sceglierà uno dei suoi amici, quando a un certo punto uno dice ma non trovo più nessuno, torna indietro e dice allora scegli un secondo amico. Però vado avanti chissà dove. Quindi mentre la visita in ampiezza è un po', se vogliamo, più metodica, prima a livello 1, poi a livello 2, poi a livello 3 vado avanti, e non vado troppo avanti finché non ho scoperto tutto ciò che ho nel vicinato, più vicino, la visita in profondità parte, va, e ci ripensa, si ferma a pensare solamente quando trova un vicolo cieco. Allora a quel punto torna indietro un pochino. Voi dite, ma questa ricorsione qua è infinita, dov'è la condizione di terminazione? Beh, la condizione di terminazione è che poiché i nostri grafi non sono infiniti, arriverà a un certo punto in cui gli adiacenti a un certo vertice sono già stati tutti visitati. E quindi questo ciclo for, alla fine, internamente fa zero chiamate a DFS, cioè non fa più chiamate ricorsive. In questo caso non è esplicita la condizione di terminazione, ma è implicita nel fatto che è un insieme, che è quello dei visitati, che parte da zero e si accresce, via via, a un certo punto conterrà, si è connesso a tutto il grafo e non potrò più trovare nessuna adiacente. Quindi, proviamo a vederci sul nostro esempio. È un po' più innaturale, questo da vedere. Partiamo dalla sorgente, e dico, scegliamo uno degli adiacenti della sorgente, R. Qui faccio finta che gli adiacenti li considero sempre in ordine alfabetico. Quindi quando devo scegliere, anziché scegliere a caso, scelgo prima R, poi W. Ho scelto R. A questo punto visito R. Visitare R vuol dire ricorsivamente dire, sono su R, chi scelgo tra gli adiacenti? Ordine alfabetico. Chi sono i miei adiacenti? S e V. S non lo posso prendere, perché è già stato visitato, è già colorato, scelgo V. Andato indietro, si chiama. Scelgo V. A questo punto visito V. Che adiacenti ha? R. È già stato visitato? Sì. E allora non posso andare avanti. E allora torno indietro. Torno indietro su R. Allora R dice, ok, allora il prossimo adiacente che non ho ancora visitato qual è? Ah, non ce l'ho. Perché avevo S e non ho guardato che era già visitato. V l'ho visitato e non ne ho altri. Torno su, mia cavata ricorsiva esce, torno su S di nuovo e mi chiedo, S ha altri adiacenti, dispone di altri vertici adiacenti che non siano ancora stati visitati? Per bacco, W. Sì che ce l'ha. W. Entro in W. A questo punto, ricorsivamente, sono su W e mi chiedo, qual è il primo nodo tra i miei adiacenti che non sia ancora stato visitato? Se seguiamo l'ordine alfabetico, S, e se ci sono già giocati, T. Allora visitiamo T. Poi entro dentro e mi chiedo, qual è il primo nodo tra i miei adiacenti che non sia ancora stato visitato? Tra U e X, scelgo U. E chiedo U, caro U, qual è il primo nodo tra i miei adiacenti che non è ancora stato visitato? E beh, tra T e Y, T non lo posso considerare perché è già stato visitato, mi rimane Y. E visito Y. Vabbè, mi è capito. Qual è il primo nodo tra quelli adiacenti che non è ancora stato visitato? X. E a questo punto poi torno indietro, perché X si chiede, qual è il primo nodo tra quelli miei adiacenti che non è ancora stato visitato? Beh, T è già stato visitato, Y anche, W anche, non niente da fare. Termina la ricorsione. Torno indietro, da X torno indietro al mio chiamante, Y.
Y si chiede, ci sono altri nodi da considerare? No. Torna a U. Ci sono altri nodi da considerare? No. Torna a T. Ci sono altri nodi da considerare? Eh beh, ci sarebbe X, ma è già stato visitato nel frattempo. Cioè, quando ero passato di qui la prima volta, X era libero. Quando si torna indietro, è occupato. Vabbè. L'importante era visitarlo. Da T torna indietro a W, mi si chiede, ho altri adiacenti? Ci sarebbe sempre X, ma è già sempre stato visitato. Ricorsione, torna indietro a S. S si chiede, ho altri adiacenti? No. Fine. Allora, anche qui ho trovato gli stessi nodi, ovviamente. Cioè, entrambe le procedure di visita alla fine trovano tutti i nodi della componente connessa a cui appartiene la sorgente. Li ho trovati in un ordine diverso. E con un albero di visita diverso. Ovviamente per le parti del grafo che sono acicliche, non c'ho cicli, non ho opzioni, e quindi l'albero di visita coincide, il ramo di sinistra. Per le parti del grafo che contiene dei cicli, beh, nella visita in ampiezza sono sicuro che l'albero di visita che ottengo è quello di lunghezza minima, nella visita in profondità no, non è che sia di lunghezza massima, non è semplicemente quello di lunghezza minima, è un altro. Tende a essere più profondo e meno ramificato, ma non è che c'è una regola che dice, non ha una proprietà speciale. In ogni caso, se noi consideriamo solamente gli archi rossi, è un albero. Quindi anche qua ho una procedura che mi dà tutti i percorsi possibili per raggiungere tutti i vertici possibili. In questo caso non sono percorsi minimi. Pazienza. Vabbè, qui. Volendo, ma noi non interesserà più di tanto, gli archi di un diciamo così, che utilizzo in una visita in profondità possono servire a darci qualche informazione più sul grafo. Questo ha senso e quindi li posso classificare come grafi che appartengono all'albero, grafi che tornano indietro, archi che tornano indietro, archi che vanno avanti e archi invece che attraversano due rami diversi dell'albero. Cioè sono tutti archi che collegano tra di loro nodi già visitati. Però seconda se lo collega verso un nodo che ho già visitato in precedenza o che ho che è più avanti oppure che è una componente separata, li chiamo in modo diverso, ma ci interessa molto, ma è un pretesto che ci serve per vedere come si comporta la visita in profondità su un grafo orientato. Orientato è un pochino più complicato, non è evidentissimo vedere quali sono i nodi raggiungibili, no? Perché le frecce, devo tener conto delle frecce, devo a occhio immaginarmi, no? Anche su un grafo orientato posso applicare sia la visita in ampiezza che la visita in profondità, non cambia niente. L'unica cosa che cambia è quando dico, quando usavo la parola adiacenti, nel grafo non orientato significava adiacenti in entrambi i versi dell'arco, nel caso del grafo orientato invece devo solo seguire la direzione della freccia. Però il metodo è esattamente lo stesso. Ecco qui, questo è un esempio, queste frecce evidenziate sono un esempio di un albero di visita in profondità, partendo dal nodo S, che trova a sua volta i nodi Z, Y, X e W. Partendo da S posso raggiungere solo questi nodi. E la visita in profondità cosa ha fatto? È partita da S, tra Z e W, che erano i due adiacenti ad S, ha scelto Z, ricorsivamente da Z tra Y e W, vabbè, ha scelto Y, Y è arrivato a X. X non poteva più far nulla perché l'unico adiacente che ha è Z che era già stato visitato. Quindi sono tornato indietro su Y, che non ha altro, sono tornato indietro su Z, che ha scoperto W al secondo giro. E poi da W potrei andare solo su X che è già stato visto e basta, e quindi torno indietro qua. S poteva andare anche lui verso W, ma non l'ha fatto perché W era già stato scoperto. Quindi questo è un esempio di un grafo che a occhio a prima vista sembra connesso. In realtà, essendo un grafo diretto,
non è strettamente connesso, cioè non posso raggiungere, dato un vertice, tutti gli altri. E quindi se voglio raggiungere il resto del grafo, devo prendere un altro punto di partenza e sperare di raggiungere i vertici mancanti. Quindi in questo caso scelgo come sorgente anche T, come seconda sorgente della visita, perché T, V e U sono rimasti fuori. T, V e U non sono raggiungibili da S. Partendo da T, troverò T, V e poi da V non vado più da nessuna parte perché sono già stati raggiunti, T, U e poi da U non vado più da nessuna parte perché sia V che T a sua volta sono già stati raggiunti. Quindi questo è, in questo caso ho due alberi di visita, perché ho preso due sorgenti diverse, prima una e poi l'altra, perché volevo raggiungere tutto il resto. Se invece fossi partito solamente da S, T, V e U sarebbero rimasti fuori dalla visita. In questo caso sapete che in gergo un insieme di alberi sconnessi tra di loro si chiama una foresta. Questa è una foresta di visita che parte da più sorgenti. È curioso perché se fossi partito inizialmente da T, avrei trovato tutto il grafo. Se io parto da T, come vedete da T posso raggiungere S, e poiché da S posso raggiungere questi qua, e da T posso raggiungere gli altri, partendo da T raggiungo tutto. Quindi il numero di componenti strettamente connesse di un grafo non è una costante. Dipende da dove parto per fare la visita. Questo grafo è un grafo che partendo da T è connesso, partendo da S no. Non posso raggiungere tutti gli elementi. Che vuol dire che ci sono dei punti in cui arrivo e non tornerò mai indietro. Cioè se da T mi sposto su V e poi su T non tornerò mai più, ma neanche su U. Vabbè, fatto così. Ragionando su questo grafo si vede che ci sono alcuni archi. Prendiamo questo qua che vede X a Z. Sono archi di tipo back, cioè tornano indietro, perché da X punterebbe a Z, ma Z è un progenitore di X, fa parte del percorso che ho usato per scoprire X. Quindi se lo vedo come albero, quello è un arco che va da un ramo inferiore a un nodo disnodo dello stesso ramo, da cui si è ripartito lo stesso ramo. Quindi è un arco che va all'indietro. Il nodo, quest'arco invece da SW è un nodo cosiddetto forward, perché va dalla radice dell'albero verso un suo ramo. Cioè dice, guarda che io ho fatto un percorso SZW e poi ho scoperto dopo che c'era un ramo diretto che portava da SW. Quindi questo arco qui è un arco che in realtà bypassa diversi passaggi intermedi, ma poiché l'albero di visita non aveva lunghezza minima, può darsi che esistano questi archi qua. Gli archi forward in una visita in ampiezza non ci sono mai, perché li scopro sempre con la lunghezza minima. Questi archi cross sono archi che vanno da un nodo che ho scoperto in un ramo della ricorsione a un nodo che ho scoperto in un altro ramo della ricorsione, quindi non sono imparentati, non sono uno figlio dell'altro o viceversa. Vabbè, ma è una classificazione, se vogliamo, che ci aiuta a capire come funziona la visita. In particolare, dice che un grafo diretto è senza cicli, e non è facile da capire se un grafo diretto è senza cicli, se e solo se una visita in profondità non ha nessun arco di tipo B. Cioè l'unico modo per fare un ciclo è quello di andare avanti e poi avere un arco che torna in un punto precedente dello stesso percorso. Quindi questo è un test che si può fare, un test di ciclicità sui grafi, no? Che di fatto motiva il fatto che parliamo di queste cose per capire se il grafo ha dei cicli oppure no. Ok. Complessità. Vabbè, entrambi questi algoritmi hanno una caratteristica, che ogni nodo viene visitato, considerato una volta sola. Cioè una volta che l'ho colorato quel nodo, quel vertice, boh, non è che si torna più sopra una seconda volta. Quindi nel caso della ricorsione il numero di chiamate ricorsive è pari al numero di nodi.
non chiamerò mai due volte la procedura DFS sullo stesso nodo, perché se era già visitato non chiamo più la procedura sola. Quindi è vero che è una procedura ricorsiva, quindi chissà che complessità ha, complicato da capire, ma basta fare questo semplice ragionamento: la DFS non può essere mai chiamata due volte sullo stesso nodo. Quindi il numero massimo di chiamate è pari al numero di vertici. Poi internamente, ciascuna chiamata, che complessità ha? Beh, dipende, deve guardare gli adiacenti in giro, quindi dipende dal numero di arbitri. Quindi di nuovo la complessità di queste procedure è lineare nel numero di vertici e nel numero di arbitri. Se un grafo è denso, la complessità tende a via al quadrato, perché la parte dominante è il ragionare e trovare tutti questi maledetti adiacenti. Se il grafo non è particolarmente denso, la complessità che cresce con il numero di vertici. E anche la procedura divisa in ampiezza, forse ancora più facile da capire, ha una complessità lineare, perché anche lì ogni vertice viene aggiunto solamente una volta agli insiemi dei visitati. Quindi ogni vertice viene colorato una volta sola. Quindi alla fine è un modo di fare un'iterazione, un'elencazione dei nodi del grafo che segue un ordine particolare, un ordine di visita. Ma la complessità è quella di, diciamo, asintoticamente visitare un grafo in ampiezza, oppure farci dare, come dicevamo prima, 10 minuti fa, i nodi in ordine alfabetico, ha la stessa complessità, perché sono entrambe operazioni lineari. Dammeli tutti, da una parte me li dai in un ordine slegato dalla connettività del grafo, quindi come se non fossero un grafo, dall'altra invece me li dai in un ordine che tiene conto di come sono collegati. Questo, cioè, dal punto di vista teorico. Come recepisce la libreria JGraphT queste informazioni? Queste cose. E le recepisce, innanzitutto uso un termine diverso che non è quello di visita ma di attraversamento. Vabbè, sono equivalenti. E le recepisce proprio sotto forma di iteratori. Cioè, così come abbiamo nella lista la classe iteratore, che è il metodo next, che dato un elemento mi dà sempre quello successivo, nella JGraphT la visita è proprio implementata attraverso una classe che è di fatto una sottoclasse di iterator, di iteratore. È chiaro che il suo criterio di iterazione sarà un po' diverso. Quindi dentro al package traverse del JGraphT ci sono 6 iteratori diversi, di cui in realtà il primo non conta, perché è una classe astratta, dice, con l'implementazione vuota, quindi di fatto non la possiamo usare, rimangono altri 5. Sono 5 iteratori che implementano l'interfaccia graph iterator, che a sua volta è una sottointerfaccia di iterator, quello normale di Java, parametrizzati ovviamente con i parametri del grafo, che implementano vari tipi di visita. Ad esempio, la visita in ampiezza e la visita in profondità. Poi ci sono altri tipi di visite che noi non abbiamo citato prima, ad esempio il closest first iterator. Closest first vuol dire che ogni volta che sono su un nodo mi sposto su quello che è più vicino ai nodi che ho già conosciuto finora. Più vicino sulla base del peso. Se gli archi sono pesati 1, è la stessa cosa che di una visita in ampiezza. Se gli archi hanno un peso diverso da 1, il closest cerca prima di esplorare le parti a distanza minore e poi solo dopo quelle a distanza maggiore. Cross component iterator è un iteratore che, quando ha finito di iterare una componente connessa, parte dalla componente connessa successiva. E così via. Ma sono, diciamo così, classi di nicchia. Come li usiamo questi iteratori? L'iteratore mi dà un metodo next, quindi inizializzo l'iteratore, il quale mi restituisce, andiamo a vederlo nelle classi direttamente, ad esempio breadth first iterator, qua,
No, se io voglio fare una visita in ampiezza di un grafo, in JGraphT cosa faccio? Creo una nuova classe di tipo, un nuovo oggetto di tipo Breadspace Iterator sul grafo di partenza. Il costruttore è di due tipi, c'è un costruttore a cui passo semplicemente il grafo, oppure molto più probabilmente passerò il grafo e il vertice di partenza, cioè la sorgente della visita. E poi ho dei metodi che di fatto sono questi, il next e asNext. asNext sono, diciamo così, ereditati dalla classe padre. Il metodo next mi dà il prossimo V vertice. Quindi ogni volta che chiamo next mi dà un vertice nuovo. Quindi io posso stampare l'elenco, visitare, fare qualcosa con i vertici che mi vengono forniti, così come se fossero in un elenco alfabetico, come dicevamo prima, ma semplicemente mi compaiono nell'ordine della visita in ampiezza. Quindi sono sicuro che il primo sarà la sorgente, il secondo, il terzo, il quarto e il quinto saranno quelli del livello 1 e così via. Oppure, vabbè, come tutti gli iteratori, anche l'asNext, cioè mi chiede un booleano che mi chiede c'è un prossimo nodo oppure sono arrivato alla fine. Per sapere se l'iterazione può continuare oppure no. C'è anche un metodo di sbirciare chi è il prossimo vertice. Quindi il next mi dà il prossimo vertice e avanza l'iteratore. Invece provide next mi dice quale sarebbe il prossimo vertice che otterrei se chiamassi next, ma non lo manda avanti ancora. Quindi, per dire, ma dopo cosa c'è, cosa non c'è. Però essenzialmente quelli che mi interessano sono questi. Ising è un vertice, è un metodo attraverso il quale posso chiedere al grafo, all'iteratore, ma questo vertice qua l'hai visitato o no? Da qui posso sapere se è stato un vertice colorato oppure non è stato colorato. Finish vertex è un metodo che viene chiamato quando, quando la visita è finita, quindi se voglio posso fare una sottoclasse e definirlo. Mi dà quindi la visita l'elenco dei vertici. Se io voglio sapere qualcosa in più, tipo gli archi, no? Gli archi che ho attraversato, quali sono gli archi che ho attraversato? Quali sono i collegamenti tra questi? Quali sono i cammini che ho ottenuto? Beh, questo non me lo dà direttamente l'algoritmo di visita, l'iteratore, ma lo posso andare a scoprire registrando un ascoltatore della visita. Cioè, l'iteratore va avanti per conto suo. Ogni volta che chiamo next, lui mi dà il prossimo elemento. Ma se io registro un traversal listener, che ce ne sono di vari tipi, posso far sì di venire informato dall'algoritmo di visita quando capita qualcosa. Ad esempio, quando ho attraversato un arco. Quindi, quando un arco è stato usato per estendere l'albero di visita. Oppure quando ho attraversato un vertice. Ogni volta che viene attraversato un vertice, ogni volta che viene attraversato un arco. E così via. Vedete che il vertice viene considerato due volte. Questo quando lo scopro, e questo vertice finished quando ho finito di considerare tutti i suoi adiacenti e quindi lo abbandono, non mi serve più quel vertice lì, l'ho prosciugato, l'ho esaurito. E poi ci sono altri due eventi che sono relative all'inizio e alla fine delle componenti connesse, se ho un iteratore che attraversa le componenti connesse diverse. Quindi, per fare cose più complesse, ma di queste ce ne occuperiamo poi la settimana prossima, quello che dobbiamo fare è registrare sugli iteratori un add traversal listener. Dice, vabbè, tu fai la visita, ma mentre fai la visita informami quando succedono queste cose. Quindi aggiungo un listener, aggiungo un ascoltatore, così come facevamo sugli eventi dell'interfaccia grafica. Alla fine il pattern di programmazione è lo stesso. Questa volta questi eventi non sono generati dall'utente, sono generati dall'algoritmo di visita, che quando fa qualcosa dice, ah no, l'utente chissà perché vuole essere informato quando scopre un nuovo vertice. Va bene, perché mi ha registrato un listener.
Questo listener implementa questi metodi, cioè una classe nostra che implementa questi vari metodi. Noi facciamo l'overriding di quello che ci interessa. Quindi voglio sapere quando viene attraversato un arco, perché mi voglio salvare da qualche parte l'albero di visita, l'elenco di tutti gli archi, mi faccio chiamare l'edge traversed, che mi passa ovviamente un evento edge traversal event che al suo interno contiene l'edge finalmente. È un giro un po' contorto, no? Poi lo vediamo con gli esempi. Però l'informazione c'è tutta, bisogna solo riuscire a farsela dare dall'algoritmo. Vabbè. Vediamo un po' allora di arricchire il nostro esempio provando a... Avevamo un grafo che faceva ridere o piangere da quanto era semplice, ABC. Proviamo però a livello di codice a vedere come si può visitare, poi magari aggiungiamo dei vertici, degli archi, così vediamo come si comporta l'algoritmo. Allora, possiamo provare a fare una visita in ampiezza, una visita in profondità, a partire dal vertice A, no? Usando A come radice. Poi aggiungiamo degli archi, così rendiamo un pochino più interessante. Allora, a livello di codice, se io voglio fare una visita, devo definire una breadth first iterator che lavora sul mio grafo. Quindi, ricordiamo, era un grafo che ha come parametri string e default edge, lo chiamo BFS, BFV, Breadth Visit, non so. Allora, cos'è? Un new breadth first iterator, che riceve come parametro il grafo, si chiamava graph, e il vertice di partenza, che sarà una string, in questo caso, A, un oggetto di tipo vertex, di tipo string. Qui ho definito l'iteratore, quindi ho impostato la visita. Adesso l'algoritmo non mi dice se la visita la fa subito oppure la fa mano a mano. Quello che mi dice è che ogni volta che chiamo next mi dà il prossimo vertice, che lui li abbia già calcolati tutti subito sul costruttore, oppure li calcoli man mano che vado avanti, la documentazione mi sembra che non me lo dica. Andiamo a prendere questo. Se anche vado a vedere su after graph iterator, non me lo dice da nessuna parte. Quindi non lo sappiamo, dipenderà da come è stato implementato. Quindi non dobbiamo farci conto. Possiamo vedere while bfv.asNext, questo è il classico codice da iteratore, se c'hai un prossimo elemento, dammi. Quindi string il vertice uguale bfv.next, bfv.next, questo itera, mi dà tutti i nodi della visita. Io posso dire che il bfv mi ha trovato il nodo v. Mi camperà ABC, oppure ACB, dipende. Qui adesso faccio un print line, potrei fare qualunque cosa ovviamente con questo vertice. Quindi andiamo un po' a vedere questo nostro grafetto semplice, mi dice A, poi B, poi C. Non mi dà i livelli esplicitamente, mi dice semplicemente l'ordine con cui ha toccato i vertici. Se io aggiungessi magari un nodo D che è collegato a B,
e non a C. Ok? A, B, C, D. Mi aspetto che l'ordine di vista in ampiezza sia A, poi B, poi C e poi solo D. Poi solo dopo D, perché è D sul livello 2. Ok? Andiamo ad aggiungerlo. A, altro C, altro V, aggiungo D e aggiungo un arco tra B e D, ok? Allora in questo caso mi dice visita in ampiezza A, B, C, solo dopo D. Quindi tutto il livello 0 A, tutto il livello 1 B, C, tutto il livello 2 D. Se io implementassi la stessa cosa come una visita in profondità, che si fa nello stesso modo, basta cambiare il tipo di iteratore, quindi in questo caso uso un depth first iterator, string default edge. Quindi. Qui è un po' DFD, è un po' noioso perché io devo scrivere 60.000 volte qual è il tipo del grafo che uso, perché sono tutte classi diverse ma tutte parametrizzate nello stesso modo. Se avessi usato delle factory sarebbe stato più comodo, cioè chiedere al grafo, grafo dammi un iteratore. Ma il grafo, sapendo di che tipo era, l'iteratore poteva già darmelo del tipo giusto. Invece devo crearne una parte dello stesso tipo generico che coincida al 100% con il mio grafo. Così, l'ha fatta così la libreria. Depth first iterator, new depth first iterator, partendo sempre da, sempre lo stesso grafo, partendo sempre da punto e virgola. E qui faccio la stessa cosa, itero while dfv.sNext, allora string v uguale dfv.next, system.out.println, dfv, due punti. Allora vediamo i vertici nella visita in profondità. Nella visita in profondità è probabile che D venga prima di C. O è A, B, D, C, oppure sarà A, C, B, D. Dipende dall'ordine con cui i vicini di A, gli adiacenti di A vengono considerati. In questo caso ha A, C, B, D. Voi dite, ma perché nella vista in ampiezza il primo adiacente di A era B e nel caso della vista in profondità il primo adiacente di A che è stato scelto era C? Beh, fatti suoi, non lo so. No. In fondo gli adiacenti sono degli insiemi, sono dei set non ordinati e quindi lui può prendere l'ordine che vuole. Guarda sicuramente l'ordine alfabetico, né l'ordine di inserimento degli archi, guarda l'ordine che vuole. Aggiungiamo un arco tra C e D. Se aggiungo un arco tra C e D, la visita in ampiezza non cambia, quella in profondità sì. Quindi aggiungo un arco tra C e D. Il grafo è diventato ciclico. Guarda un po', la visita in ampiezza c'è A, B, C, D, per livello. La visita in profondità cosa ha fatto? A, C, D, B. Poi la visita di B sarebbe solo A e non ha fatto niente, è tornato. Quindi è un modo un po' storto di andare a visitare questo grafo, però è la caratteristica della visita in profondità.
In entrambi i casi, quale scegliere? Ma se vogliamo solo sapere quali sono i nodi adiacenti, sono abbastanza indifferenti. Se invece ci interessa qualche cosa, qualche proprietà particolare dell'ordine con cui visitiamo i nodi, beh, dipende dai casi. Se il mio obiettivo è raggiungerli comunque tutti, mi interessa abbastanza poco l'ordine con cui li incontro. Se il mio obiettivo invece è, se io immaginate una visita di un grafo da 100.000 nodi, ma magari ho il tempo, ho la possibilità di visitarne, di considerarne solamente 1.000. Allora, se faccio una visita in ampiezza, ho i 1.000 che sono più vicini a me. Se faccio una visita in profondità, ne ho 1.000 che vanno per una strada e vanno avanti da quella, in modo più o meno non casuale, ma quasi. Nella realtà, il tipo di visite che ci servono, o meglio, il tipo di operazioni che ci servono, sono un pochino più complesse rispetto a una semplice visita. Se facciamo un esempio sempre del grafo stradale, tanto per chiarirci, qual è il modo migliore, avendo il grafo delle strade, degli incroci, di trovare come si fa ad andare dal Politecnico al Valentino, no? Le due sedi del Poli? Da dove devo passare? E il problema è che se faccio una visita in ampiezza, lui va praticamente per cerchi concentrici intorno al Politecnico. E quindi continuo a esplorare anche delle strade, degli incroci che vanno verso ovest, quando in realtà il Valentino è verso est. E quindi quando lui arriverà, diciamo, a trovare i nodi del lungo Po, dall'altra parte sarà già arrivato anche in tangenziale. No? Che va bene, l'importante è che mi trovi la destinazione, ma nel frattempo ha esplorato una zona che non c'entrava nulla. Se io devo andare da Torino a Roma, nel cercarmi l'intersezione che arrivano a Roma va anche fino a Zurigo, forse oltre, la visita in ampiezza. La visita in profondità, se è furba, se è fortunata, imbrocca subito la strada giusta, perché lei va avanti, oh, l'ho trovato. Poi magari sbaglia un pochino perché fa un giro di troppo, ma poi ci arriva. Se è sfortunata, io parto dal Politecnico per andare a Valentino, mi trovo a Rotterdam e continuo ad andare avanti e quando mai tornerò a fare ricorsione indietro, backtracking, fino a dire, vabbè, magari era meglio se andare, anziché andare in autostrada, prendevo un percorso in Audi e andavo giù di lì. Quindi, queste regole di visita sono utili ma sono estremamente basilari, cioè mi servono per esplorare tutti i nodi in un qualche ordine, che magari posso preferire uno oppure l'altro. Se devo ritrovare una soluzione, cercare una soluzione su un problema vasto, dovrò in qualche modo riuscire a guidare la visita. No? Dire, ma vai in questa direzione piuttosto che in quest'altra, preferisci questo piuttosto che quest'altro, e questo non potete aspettarlo da una libreria di grafi. Che ne sa la libreria? Dov'è il nord, dov'è il sud? No? Saremo poi noi che dovremo implementarci magari i nostri algoritmi di visita, i nostri modi di attraversare i grafi, che sono più vicini al nostro criterio, in un certo senso, no? Quindi vanno bene per diciamo così, questi metodi vanno bene tutte le volte che io posso permettermi di esplorare tutto il grafo e poi vado a vedere che l'ho trovato. Se io invece voglio trovare qualche cosa senza, cercando di non esplorare tutto il grafo, non vanno bene i metodi di visita, perché nessuno di questi mi garantisce di trovare ciò che sto cercando, il nodo, il vertice che sto cercando in tempo ragionevole. Ok, domani in laboratorio farete qualche esercizio, tra cui uno che ve lo anticipo, mi sembra che lo mettiamo come ultimo, il testo definitivo sarà pronto tra qualche ora, ma pensateci bene, alcuni sono di allenamento sui grafi, sul dizionario, eccetera, ma l'altro riguarda il quadrato del castello fatato, no? Cui devi raggiungere l'angolo di basso destra, quello che vi ha fatto impazzire con la ricorsione. Allora, se lo pensiamo, non voglio svelarvi tutto, ma se lo pensiamo come grafo,
diventa banale. Cioè, immaginatevi un grafo i cui vertici siano le caselle della griglia, 10x10, 109, 100 vertici. E voi mettete un arco tra un vertice e l'altro, se questi sono a distanza 5, a distanza 3, a distanza 2. Quindi dalla matrice potete costruirvi un grafo che ha come nodi, vertici, le celle della matrice. Come archi, è un grafo ovviamente orientato, perché se vado da una cella a un'altra non è detto che posso tornare indietro, perché dipende dal numerino che c'è nella cella di destinazione, può essere diversa, quindi il numero di passi che farò. E da una cella dico, se è scritto 3, allora vado a collegarmi un arco uscente verso i nodi a distanza 3. E quindi sto creando il grafo con esplicite tutti i passaggi percorsi che posso fare. A questo punto mi basta prendere l'angolo in alto a sinistra, faccio una visita e mi chiedo, l'hai trovato un angolo in basso a destra? Boh. Questo codice qui, in ampiezza e profondità, non frega niente. Faccio la visita e vado a vedere, ma andando a prendere i nodi, c'è quello in basso a destra? Allora non c'è più da fare ricorsione. Sulla matrice la leggo, costruisco il grafo, faccio una visita sul grafo. C'è più da fare ricorsione. Se la fa l'iteratore la ricorsione, tutti i fatti suoi, tenere traccia. Quindi dobbiamo provare a riconoscere dove nei problemi che affrontiamo sia più conveniente, perché poi alla fine non c'è mai giusto o sbagliato, sia più conveniente riconoscere che una certa parte del problema si può modellare più comodamente sotto forma di grafo che non sotto forma di elenco, di matrice, di lista, cose di questo genere. In quel caso si semplifica radicalmente la soluzione del problema. Cioè da un problema che devi implementare una procedura ricorsiva e farla funzionare, ha un problema che qui devi semplicemente fare una visita su un grafo costruito ad hoc, ecco, già costruito bene. L'ultima parola, poi vi lascio, anzi due. Una è, se dovete, se dovete fare delle prove, io adesso ho costruito un grafo scemo, ma perché interessava vedere i nomi dei nodi e essere sicuri di cosa succedeva. Ma se dovete fare delle prove con degli algoritmi, ad esempio vedere, non so, qual è la complessità, il tempo di esecuzione, oppure un algoritmo che deve lavorare sempre e non avete voglia di metterlo a costruire un grafo di 100 nodi a mano, ci sono questi metodi che sono nel package generate, che sono dei metodi per generare dei grafi. Cioè, vuoi un grafo completo? Complete graph generator. Dimmi quanti nodi vuoi, e io te lo genero. 100 nodi, completo vuol dire che ogni vertice è collegato a ogni altro vertice, quindi ci sono esattamente n quattro archi, n per n meno 1. Oppure un grafo vuoto, dammi i vertici e ti faccio tutti i vertici nei quali nessun vertice è collegato a nessun altro, cioè zero archi. Oppure un grafo fatto a griglia, la matrice. Pensate al gioco del razzo, è quello che mi serve. Sì, posso anche farmelo a mano con i cicli for, ma c'è già la classe per farlo. Griglia ipercubica, quindi ha 3, 4, 5 più dimensioni. Non è la griglia con cui abbiamo lavorato noi, ma solamente due dimensioni. Grafi casuali, ecco, random graph è utile, se vuoi un grafo qualunque, fammelo grosso tot, così vedo il mio algoritmo se funziona. A caso, mi sembra che si possa in qualche modo parametrizzare la densità degli archi che vengono generati. Grafo a stella è quello che ha un nodo centrale che è collegato a tutti gli altri nodi, ma gli altri nodi tra di loro non sono collegati. Quindi un centro stella e tanti raggi che si dipartono verso gli altri nodi. Grafo wheel è una ruota. Tanti vertici, ciascuno collegato al successivo e l'ultimo collegato al primo. Cose di questo genere. Quindi se avete bisogno di costruire dei grafi, potete usare questi. Ovviamente costruiscono dei grafi sintetici, finti. Però soprattutto per sviluppo può essere comodo. Oppure, ovviamente, vi costruite il grafo sulla base del problema che avete. Allora, domani in laboratorio avrete dei problemi più semplici, ma ciò che faremo dopo le vacanze, quindi non... cercando di creare un po' di suspense, è di lavorare su questi grafi qua.
noi giriamo per Torino, molti di noi viaggiano per mezzi pubblici, e questo qui è il sistema ferroviario metropolitano, c'è una serie di linee ferroviarie 6-7 con queste stazioni. È un grafo. Un grafo, anzi in realtà è un multigrafo sta bestia qui, no? Perché vedi che tra questa stazione e questa c'è un arco, ma tra questa stazione e quest'altra ci sono tanti archi diversi che corrispondono alle varie linee. Se riusciamo a farci l'ossa su questo, che ha tante stazioni ma tutto sommato gestibili, questo qua comincia a essere una bella bestia da gestire. Cioè dalle linee di superficie più la metropolitana di Torino. Voi dite, ma bravo, bel disegno, ma come facciamo? Ecco, quello che si scopre, ve lo accenno, poi lo riprendiamo con più calma, è che avete presente Google Maps. Se fate una ricerca su Google Maps vi dà le linee, anche le linee della GTT di Torino, e vi dà anche i percorsi. Come fa Google a saperlo? Semplicemente Google ha pubblicato uno standard sul sito Google Transit che si chiama GTFS, che vuol dire General Transit Feed Specification, non è più scemo, non possiamo trovarlo, in cui le varie società di mobilità, tipo la GTT, le ferrovie, eccetera, possono pubblicare sotto forma di un file zip che contiene questi file di testo, possono pubblicare la struttura della loro mappa di trasporti. Quindi la GTT, ogni volta che cambia gli orari, cambia i percorsi, aggiorna le informazioni dentro questi file txt, che come vedete l'agenzia, la società, le fermate, i percorsi, i viaggi, gli orari, i giorni della settimana, feriale festivo, eccetera, eccetera. Poi altre parti che sono opzionali qua sotto, quindi riusciamo a non guardarle. Questi file vengono aggiornati e Google si scarica la versione nuova e su Google Maps la usa. La cosa bella di tutto ciò, poi su questo sito qua c'è il riferimento alla specifica di cosa dovete scrivere qua dentro. Il bello di tutto ciò è che questi file GTFS sono pubblici, aperti, scaricabili liberamente. Quindi sono, se andate su questo indirizzo e su quest'altro indirizzo, trovate rispettivamente questi due file zip che al loro interno contengono questo mostro, questi mostri qua. Ovviamente sono di dimensioni anche diverse, perché se voi andate a vedere, no, non ce l'ho qua, scusate, un secondo, il file zippato per l'SFM, quindi le ferrovie, sono 100k. No? E dentro ha dei file che sono di pochi k l'uno. Ovviamente un file opzionale, ma c'è sempre, si chiama shapes, che è il disegno sotto forma di segmenti della linea. È molto lungo perché deve fare tutti i segmentini, ma sennò è tutta roba abbastanza piccola. Quindi è qualcosa che riusciamo abbastanza a gestire, no? Le fermate sono del sistema ferroviario metropolitano, sono 133, 132 perché la prima riga non conta. Quindi, tutto sommato. E le corse, le corse sono, vedete qua c'è il numero del treno che cambia, le corse giornaliere sono 500, quindi, sommato gestibile. Se voi andate a prendere anche invece dall'altra parte quello della viabilità urbana, innanzitutto sono già subito 20 mega lo zip. E dentro contiene, vabbè, stop times, sono gli orari di arrivo in fermata di tutte le linee, per tutte le fermate, per tutti i giorni della settimana. È un mostro. Però anche solo le fermate, le stops, sono, sì, no, per le scatole, sono già, quello giusto, no, questo. Sono già 8.000. Quindi i vertici del nostro grafo della viabilità comincia ad avere 8.000 vertici. No? E il numero di linee, dov'è che sono le route, sono, qui vedete la linea 17B, la linea 2, eccetera, eccetera, sono scritte qua.
le linee sono 204, 204 colori diversi degli archi, etichette diverse dagli archi. Quindi adesso quello che faremo, io vi converto queste cose, queste informazioni qua sotto forma di SQL, perché qui sono file di testo, quindi vanno importati e maneggiati, e poi ci lavoreremo provando a tirare fuori qualcosa di utile. Poi quando ci riusciamo vi fate, che ne so, la metropolitana di Parigi o di Londra, che sono ancora più complicate, perché sono ancora più... Però cominciamo a lavorare su grafiche che abbiano anche un senso, solo per dare un po' di prospettiva rispetto agli esercizi che cominciamo a fare. Noi ci vediamo tra tanto tempo, tipo il 3-4 maggio, quando sono quei giorni lì, no, cioè prima, il 28-29. Il giovedì 1 maggio purtroppo non c'è laboratorio, perché è festa, e quindi saltiamo il laboratorio una settimana, però in questi giorni costruiamo, se il laboratorio dell'8 maggio, invece sarà quello bello tosto. Arrivederci.